Ciao a tutti, bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Oggi diamo l'avvio ad una nuova lezione di scuola di uncinetto, concentrandoci questa volta su un elemento di base molto importante che è il cerchio, perché mi avete tante volte richiesto come realizzare un cerchio perfetto senza che questo prenda la classica forma esagonale, cioè a spicchi, che normalmente si genera quando appunto lavoriamo con il cerchio magico. Quindi andiamo a vedere nei dettagli come realizzare un cerchio perfetto. Quando decidiamo di realizzare una base rotonda che ci possa servire per qualsiasi tipo di lavoro, naturalmente si parte sempre dall'anello magico, di cui già vi ho fatto una lezione nella sezione sempre di scuola di uncinetto. Quando andiamo a lavorare all'interno dell'anello magico, normalmente montiamo 6 maglie basse se si tratta di punto basso, lavoriamo 10 mezze maglie se lavoriamo a mezza maglia, se decidiamo di lavorare a punto alto vengono sempre montate 12 maglie alte, come ho fatto io in questo caso. Nei primi due giri, tre giri, diciamo, non cambia nulla, perché dopo aver fatto 12 maglie alte all'interno dell'anello magico, nel secondo giro i punti vanno sempre raddoppiati, quindi portati a 24. Questo significa lavorare sempre 2 maglie alte per ogni maglia di base. Nel terzo giro i punti vanno aumentati, però con un certo criterio, ed è quello che facciamo sempre. Quindi, una volta raddoppiate le maglie, quindi fatto il primo e il secondo giro, da questo punto in poi cosa facciamo? Di solito facciamo un punto alto seguito da un aumento, poi facciamo 2 punti alti seguiti da un aumento, poi facciamo 3 punti alti seguiti da un aumento, 4 punti alti seguiti da un aumento, e così facendo, intervallando, cioè modificando il numero di maglie alte di separazione, andremo a fare sempre 12 aumenti per giro. Ogni aumento sarà separato da un numero crescente di maglie alte, 1, 2, 3, 4 e così via dicendo. Detta così, mi chiederete come mai ti è venuto rotondo? Beh, perché c'è un modo diverso di prendere i punti, nel senso che pur rispettando questa cadenza regolare di un punto, un aumento, 2 punti, un aumento, 3, un aumento, 4, un aumento, andiamo però a fare una cosa ben precisa, cioè a cercare sempre di lavorare gli aumenti sulle maglie singole e mai sugli altri aumenti, ed è questa la regola di base, per cui quando invece noi andiamo a creare una fila di aumenti sovrapposti, cosa che facciamo sempre, la punta si viene a sollevare perché un aumento dopo l'altro si vanno ad incuneare, ed è così che vi vengono queste forme a spicchio, quindi gli esagoni classicamente, quando appunto abbiamo 6 aumenti. Quando ne abbiamo di più vengono tante punte, quante sono gli aumenti che andiamo a fare. Però tante volte mi dite: ma io voglio fare un cerchio perfetto, non voglio punte, come faccio? Oggi andiamo a vedere come fare. Io vado a costruire il mio anello magico, vado a fare le mie 3 maglie, la catenella di 3 maglie che vanno a sostituire la mia prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro e andrò a lavorare un totale di 12 maglie, quindi questa è già la prima, faccio la seconda e ne costruisco 12. E 12. Quando partiamo con la maglia alta, normalmente non si mette un numero inferiore a 12 maglie all'interno dell'anello. Questo perché quando poi andiamo a tirare, vedete, la quantità di maglie non è sufficiente per chiudere e vi viene una forma più conica. Quindi normalmente sono 6 le maglie minime. Se lavoriamo a punto basso sono 10 le maglie invece da mettere se lavoriamo a mezza maglia, 12 se lavoriamo a punto alto. A questo punto entriamo sulla terza catenella e chiudiamo il nostro cerchio. Ovviamente poi andremo a tirare questa cordina il più possibile e a chiudere l'occhiello. A questo punto voi avete 12 maglie. L'inizio del lavoro è sempre il medesimo, nel senso che dopo il primo giro con 12 maglie si vanno sempre ad aumentare. Qui potete ricominciare sempre con le 3 catenelle oppure con catenelle e maglia alta come di solito faccio io, e lavorare immediatamente nello stesso punto una maglia alta e lavorare in questo modo in ogni maglia sottostante
due maglie alte, perché comunque nel primo giro, dopo il giro all'interno dell'anello magico, le maglie vanno sempre raddoppiate. Questo ovviamente non cambia utilizzando questa tecnica, quindi in questo giro andiamo a raddoppiare le maglie, quindi da 12 che avevamo fatto all'interno dell'anello magico passeremo a 24, quindi significa entrare due volte in ogni maglia di base. Quando abbiamo raddoppiato le maglie, andiamo, come abbiamo fatto prima, a chiudere sulla terza maglia con un punto bassissimo, e anche questo giro è fatto. Ovviamente, fatto bene, la parte che noi andiamo a realizzare resterà sul piano perfettamente schiacciata. A questo punto bisogna ricominciare, e anche in questo terzo giro fondamentalmente non cambia nulla, quindi andremo rispetto a quello che già sappiamo fare, ecco. Naturalmente andremo a fare la nostra catenella e nello stesso punto andremo a fare già il primo aumento. Queste 12 maglie che sono diventate 24 adesso devono diventare 36. Per farlo andremo ad alternare un aumento ad un punto alto preso singolo, come abbiamo fatto adesso. Quindi in un punto lavoreremo l'aumento, quindi significa due maglie alte lavorate nella stessa maglia, ok, mentre nella maglia successiva andremo a lavorare un punto singolo, e questo lo sappiamo già fare. Vedete, l'aumento in una maglia, il punto singolo nella maglia seguente. In questo modo continuiamo ad allargare il nostro lavoro, e dal giro successivo in poi vi spiego come tenere questa forma rotonda senza che si vadano a formare gli spigoli. Passiamo adesso al nostro quarto giro. In questo quarto giro andremo a montare un totale di 48 maglie. In una, diciamo, condizione normale, adesso praticamente abbiamo fatto 12 maglie, abbiamo fatto il doppio delle maglie, quindi vuol dire aver lavorato, vedete, due maglie per ogni maglia di base. In questo invece terzo giro abbiamo fatto l'aumento con la maglia singola. Una volta fatto l'aumento e la maglia singola, in questo giro dovremo fare due maglie singole e un aumento, perché il numero degli aumenti rimane sempre lo stesso. Quello che aumentano sono le maglie alte, che sono una in questo giro, diventano due nel giro che stiamo per cominciare, tre in quello successivo, e così via dicendo. Quello che cambia è la distribuzione, perché noi di solito facciamo l'aumento sull'ultima maglia, quindi sull'aumento del giro precedente, non su questa ma su questa maglia qui. Per questo si viene a formare quella forma che appunto a noi non piace. Allora, tenendo presente questo, quindi il fatto che noi abbiamo l'aumento e abbiamo la maglia singola, ok, questo è l'aumento, questo è la maglia singola, per evitare che si formi quella forma esagonale dobbiamo andare a fare sugli aumenti sempre le maglie singole. Se questo è l'aumento, io adesso non vado a formare l'aumento qui, vado a fare una maglia singola sulla prima maglia e una maglia singola anche sulla seconda. L'aumento in realtà dove lo vado a fare? Lo vado a fare sulla maglia da sola, questa sotto, vedete? Abbiamo una maglia singola, io l'aumento lo vado a fare su questa per tutto quanto il giro, quindi faccio l'aumento non sull'aumento del giro sotto ma sulla maglia singola. In questo modo evitiamo che si formi l'angolo, vedete? Adesso io ho l'aumento, quindi lavorerò una maglia singola e una maglia singola, quindi l'aumento non lo lavoro mai su nessuna delle due maglie che formano l'aumento nel giro sotto. Quindi siccome dovrò fare sempre due maglie singole e un aumento per tutto il giro, viene da sé che se lavoro le maglie singole sull'aumento, l'aumento lo dovrò fare sull'unica maglia rimasta sola, che è questa qui. Quindi per tutto il giro alterneremo due maglie e un aumento, facendo in modo che l'aumento corrisponda alla maglia singola, mentre le due maglie si costruiscono sull'aumento del giro sotto. Chiuso il nostro giro, vedete che la forma del nostro cerchio è rotonda, quindi la forma esagonale non si viene a creare. Adesso cosa abbiamo? Praticamente nel giro sotto avevamo fatto due maglie singole e un aumento, facendo in modo che l'aumento corrispondesse alla maglia singola del lato sotto e non si andasse a sovrapporre all'aumento. Dobbiamo mantenere questa variante per tutto il tempo. Questo significa che in questo giro io adesso dovrò fare tre maglie singole e un aumento, però se faccio tre maglie singole l'aumento lo vado a costruire sull'ultimo e quindi
tornerei alla mia forma esagonale. Quindi dobbiamo cambiare forma mentis e regolarci ad ogni giro in pratica per evitare di fare l'aumento sull'aumento del giro sotto. Quindi siccome io devo fare 3 maglie e un aumento, per evitare di lavorare le maglie praticamente sull'aumento del giro sotto, faccio 1, 2 e 3. Questo significa che io farò l'aumento su questo primo punto singolo in modo che poi possa fare 3 maglie alte consecutive senza lavorarne, diciamo senza, lavorando praticamente le maglie alte in corrispondenza degli aumenti sottostanti. Quindi cosa significa? Che io adesso ricomincio con la catenella e immediatamente anche faccio una maglia alta nello stesso punto, quindi vado a fare l'aumento come prima maglia in modo che le 3 maglie singole consecutive che io vado a fare vadano a corrispondere, vedete? Devo farne praticamente 1, 2 e 3. Una, due e tre. Vedete? Quindi lavoro praticamente le maglie singole sull'aumento e sulla maglia singola. Ricominciamo qui di nuovo. Vedete, avete maglia singola e aumento. Io vado a costruire l'aumento sulla prima maglia singola in modo che le 3 maglie alte che si devono alternare all'aumento vadano in fila e coprano l'aumento del giro sotto. Quindi sempre 3 maglie e un aumento in questo giro, però dobbiamo ricordarci di fare l'aumento sopra una delle maglie singole e di fare le 3 maglie singole consecutive facendo in modo di prendere sempre i 2 aumenti del giro sotto. Proseguiamo ancora. Adesso in questo giro abbiamo fatto 3 maglie e un aumento, quindi 1, 2, 3 maglie e un aumento. Adesso dobbiamo fare 4 e un aumento. Partendo dal presupposto che non dobbiamo mai lavorare l'aumento sull'aumento del giro sotto, io vado a fare le 4 maglie prendendo la maglia precedente e la maglia successiva all'aumento, in modo che le 4 maglie vadano a corrispondere qui, vedete, in questo blocco, lavorando cioè l'aumento, la maglia prima e la maglia dopo, come con le 4 maglie singole che devo fare e mettendo l'aumento nella maglia precedente e successiva che corrisponde praticamente alla maglia centrale delle 3 maglie singole che abbiamo fatto nel giro sotto. Ok? Quindi io devo mettere l'aumento in questa maglia, quindi significa che ricomincio e vado a lavorare delle maglie singole in ognuna delle maglie che mi trovo fino ad arrivare alla terza, che è quella dove entro adesso, vedete? Questa qui. Quindi maglia singola, questa è la terza, vedete, delle 3 singole, questa centrale sarà la mia maglia alta, doppia, il mio aumento, vedete? Adesso dobbiamo fare 4 maglie consecutive, quindi 1, 2, 3, 4, prendendo anche l'aumento del giro sotto. Quindi faccio 1, 2, 3 e 4 punti alti, l'aumento mi andrà a corrispondere, vedete, alla maglia centrale delle 3 maglie singole del giro sotto, 1 e 2. Quindi andrete a rifare di nuovo le 4 maglie alte, tenendo presente che al centro va lavorato l'aumento, quindi la maglia prima e la maglia dopo l'aumento saranno tutte e 4 le maglie da prendere singole, mentre la centrale delle 3 maglie, 1, 2, 3, questa qui, sarà quella dell'aumento. Cioè, in definitiva, cosa facciamo? Manteniamo sempre lo stesso sistema di un punto e un aumento, 2 punti e un aumento, 3 punti e un aumento, 4 punti e un aumento, perché la distanza degli aumenti è sempre la stessa. Prima la separiamo con un punto alto, poi con 2, poi con 3, adesso con 4. La differenza sta nel modo in cui le prendiamo le maglie, perché una volta cominciato il giro, quando capite dove mettere il primo aumento, poi con
continuate senza guardare quello che c'è sotto. Adesso sarà 4 punti in aumento e andrete avanti ad oltranza senza problemi. L'importante è capire dove mettere il primo aumento. Poi da quel punto in poi saranno sempre 4 punti in aumento. Se avete difficoltà guardate le maglie sotto, ma una volta fatto il primo aumento, diciamo in ogni giro, il lavoro prosegue in maniera abbastanza meccanica, perché sono 4 punti in aumento per tutto il giro, le facciamo senza guardare, no? Senza guardare quello che c'è sotto, perché se abbiamo fatto corretti i giri, nella sequenza diciamo non cambia nulla. Quindi la cosa importante quando facciamo questo, vedete il cerchio è tondo, non ha la forma diciamo esagonale che normalmente ha quando lavoriamo gli aumenti sovrapposti. Quindi l'importante per procedere con questo tipo di lavorazione è quello di ricordarsi sempre di non lavorare mai un aumento sull'aumento del giro sotto. Vedete, il nostro cerchio è perfettamente rotondo, quindi non ci sono assolutamente punte che ne delineino una forma diversa da quella tonda. Procedendo in questo modo, quindi cercando di non sovrapporre mai gli aumenti agli aumenti del giro sottostante, si può andare avanti fino a quando non si raggiunge il diametro che serve appunto. In questo giro che andremo a ricominciare, noi praticamente cosa abbiamo adesso? Abbiamo 4 maglie e un aumento, quindi nel giro che andiamo a cominciare dovremo fare 5 maglie e un aumento. Partendo sempre dall'idea che non vanno mai sovrapposti gli aumenti del giro sotto, io andrei a fare praticamente questo lavoro. Rispetto, vedete, l'aumento, io cerco di scavalcare, ve lo faccio vedere qui, vedete, dobbiamo fare 5 maglie. Se io lavoro l'aumento qui, cioè lavoro il mio aumento nella seconda maglia alta singola, poi farò 1, 2, 3, 4 e 5, vedete? Cioè vado praticamente a fare l'aumento nella seconda maglia alta, in modo da avere poi 5 maglie consecutive da lavorare, e tra queste 5 maglie c'è anche l'aumento nel giro sottostante, quindi lavoro le maglie singole fino a superare l'aumento del giro sottostante. Quindi faccio sulla seconda maglia alta e poi faccio 1, 2, 3, 4 e 5, di nuovo faccio l'aumento sulla seconda maglia alta, 1, 2, 3, 4 e 5, e vado avanti. In questa maniera, cioè ogni volta che ricominciate il giro, guardate quello che avete sotto e cercate di scavalcare anche fino al punto successivo l'aumento, ok? In questa maniera, mantenendo la costanza di un punto un aumento, due punti un aumento, tre un aumento, quattro un aumento e così via dicendo, riusciamo a fare questi cerchi perfetti facendo semplicemente attenzione a non lavorare mai gli aumenti sovrapposti. In questa maniera i vostri dischi verranno perfettamente rotondi. È soltanto un modo diverso di lavorare rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad adesso, quindi può sembrare difficile, in realtà non lo è nella maniera più assoluta, è soltanto un po' da cambiare la forma mentis, perché abituati magari a procedere sempre nello stesso modo questo può sembrare difficile, ma vale il principio di non lavorare gli aumenti sugli aumenti. Quindi anche se non siete perfetti in questa esecuzione, però vedete, io non cambio mai l'intervallo, cioè le 3 maglie alte le faccio sempre consecutive e poi l'aumento, 4 maglie un aumento, 5 un aumento, cioè non cambio mai la sequenza delle maglie alte, facendo in modo di non lavorare mai gli aumenti del giro sotto. Quindi anche se dovete apportare qualche modifica o non vi viene perfettamente uguale, ricordatevi sempre la regola di non lavorare aumenti su aumenti. Questo è quanto, quindi spero che in questa scuola di uncinetto, visto che in tanti mi chiedete come fare il cerchio con forma tonda e non esagonale, questo è il metodo che io seguo, quindi spero vi sia stato utile e che lo possiate adattare a tutti i progetti che vi occorreranno. Intanto vi ringrazio per aver seguito questo video, mettete i vostri commenti sotto, le vostre domande, soprattutto se avete argomenti che volete siano trattati durante le prossime lezioni, mettete sotto le vostre indicazioni, se avete schemi da farmi leggere, stessa cosa, mettete sempre la vostra, diciamo il vostro commento sotto, e se avete degli schemi da mandarmi sul mondo delle fate o comunque in generale sul mio profilo Facebook, mettete un bel pollice su se questo video vi è stato utile, iscrivetevi se non l'avete fatto, in modo da non perdere le prossime lezioni. Grazie per avermi seguito.